Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Sono su Civilization 6. Questo doveva essere il terzo episodio, però purtroppo, mentre stavo registrando, Nvidia ha fatto un aggiornamento a mia insaputa e mi ha corrotto in file e mi ha registrato neanche parte del video, quindi ve lo voglio spiegare in breve. Gli Ussi con la loro legione sono arrivati a Cnosso. Erano convertita. Si sono, come dire, espanse parecchio. Sono molto contento di questo. E anche queste due città. Intanto, però, i Sumeri hanno attaccato Attusa, erano conquistata, e hanno attaccato anche me a sorpresa. Ho dovuto creare un esercito proprio veloce veloce, due arcieri, uno punito da questo carro pesante che ha conquistato, che ha preso questi coloni. Sono andato con Cartagine e tra poco mi arrivo anche con Kabum. E ci sono questi africani che mi attaccano senza un motivo valido. E Cartagine è in pericolo. Mi sto riprendendo economicamente. Ho dovuto cambiare la gestione dei Victor, il castellano è qui, mentre la messaggera è qui. Ho dovuto fare questo cambio perché eravamo in tempi di guerra. Comunque sia, facciamo costruzione. E facciamo una bella acropoli, la facciamo proprio qui. Un'acropoli ci sta, dai, non è male. Devo fare un costruttore, dobbiamo riparare tutto. Che tra poco si andrà in scena. Subito, subito, eccomi qua, pronti per darci fastidio. Ma noi costruiremo la nostra quarta città in Spagna, senza ombra di dubbio. Dobbiamo assolutamente farla. La facciamo Efeso, come si diceva, non mi ricordo mai. Tieni di cominciare a fare un no, non posso, no, posso, ok, costruttore, ripara, ripara assolutamente. Epoca classica termina 31, io sono nell'età d'oro. Questa è una cosa che mi piace molto. Vittoria schiacciante e schiacciamo. Attenzione, conquistati malamente. Avere il controllo della Spagna è molto importante perché avremo 3 di vino, 1 di cavallo, 1 di ferro. Molto importante. Siamo a cavallo. No, perché? Sentite, Pietro, io ti voglio bene. Ho fatto pure un accordo di Ottime amicizia. notizie. Le nostre imprese hanno proiettato la nostra civiltà in un'età dell'oro. Benissimo, molto contento. Però con calma, dobbiamo andare con calma, con discrezione. Età dell'oro, a posto. Sempre una libertà di pensiero, facciamo sempre una libertà di pensiero. Miglioriamo qua. Ok, vedete, con l'età d'oro tutto il mondo è molto più roseo, tra virgolette, molto più suonare. Vedo migliore, insomma. Ma che come? Avete fatto una guerra, non volete commerciare così, ma andate a cagare. Per piacere. Bene, che i russi commercino con me. Mi piace perché dà prova della nostra amicizia che durerà in eterno. Si spera. Quindi molto importante questa amicizia con i russi. Meglio averci come alleati, meglio avere un alleato in questo caso. Molto bene, stiamo andando molto bene. Questi oppriti difenderanno il passo. Ho fatto anche un accampamento, piccolino. Ok, abbiamo costruito anche una miniera. Proseguiamo. Cartagine deve assolutamente riprendersi, se posso la voglio aiutare. No, la dichiara guerra no, perché no. Vabbè, influenzato da me ovviamente. Comunque sono molto bene le canzoni, se lo devo ammettere. Oddio.
Nemici. Sarebbe meglio portare questa arciera qua. Tanto che qua e recuperi. Non è ancora mia alleata, va bene. Ok, una cosa che mi dà fastidio è che però non so se sia un bene o un male, è che i lavoratori ti costruiscono gli edifici in un turno, però poi dopo spariscono. Invece nel 5 aspettavi 3-4 turni, però ce ne avevi ancora quei lavoratori, quindi mo non so quale sia peggio. Cioè quale sia meglio, sperate di... Attenzione perché qua potrebbe arrivare una promozione, no. Oh. Siamo sotto La attacco. storia è la versione. Siamo sotto attacco. Che facciamo, tradizione navale? Nuovo personaggio. Sun Tzu. Titolo governatore, allora. Proviamo lui. Bello questo. Fantastico. Ottimo. Questo cosa faceva? L'arte della guerra. Ma sì. I guerrieri vittoriosi prima vincono. Ma sì, vabbè, facciamo. Tanto. Aumentiamo il nostro punteggio cultura. Mettiamo via lui. Facciamoci assediare Efeso, come cacchio si chiama. No, Jaroslav Quello che per un uomo... è stata conquistata. I Sumeri stanno diventando estremamente forti. Dovremmo fare qualcosa. Non so. Allora vorrei fare il colosso. Perché no? Facciamo un bel colosso a Cnosso. E beh, fa pure in rima, no? Ok, basta. No. Bandar Brunei, ma che menghia di città è? Ok. Questa città sta resistendo a un assedio in modo molto egregio. Ah, che bello, un'acropoli è stata fatta. Facciamo un commerciante. Perfetto, ottimo. Recuperiamo la salute. Bene, la Spagna è stata liberata dai barbari e quindi ora abbiamo un grande vantaggio. Dobbiamo solo In espandere. seguito alla perdita di lealtà, una vicina città straniera ha dichiarato indipendenza dalla sua civiltà e si è proclamata città libera. Ok, Jaroslav. Quindi adesso i russi potrebbero benissimo attaccarla e riconquistarla. Però adesso è una città libera, vedete? Città libera, nemica di tutti, ed è indipendente. Ok, facciamo una biblioteca perché dobbiamo aumentare i punti di ricerca assolutamente. Va bene l'acropoli. No, aspetta, siccome qua non credo che arriverà mai qualcuno, mi riportiamo indietro, che qua il pericolo è imminente, e questi qua li metteremo a difesa. Nel caso ci saranno dei barbari, ma non credo. Siamo
Stiamo cominciando anche in Inghilterra piano piano. Ottimo, ottimo. Spanta 10 di popolazione, che bello. Anche se la città di Spanta non aveva mura. Poi in questo caso l'ho dovuta fare perché Giamaica altrimenti. ha una tradizione. Ripeto. Vediamo con chi cominciare. Con Cartagine. Con Cartagine. Ok, facciamo pubblica amministrazione e poi mettiamo. Cos'è questo? Nah. Una caserma serve. Ok, abbiamo fatto anche il costruttore ad Efeso qua, come si chiama sta città, non mi ricordo mai il nome. Ok, va bene. La realtà cresce sempre di più. Mani qua. Tu fai. Ma si fa anche tu le mura antiche, va. Devo fare un altro costruttore a Cnosso, assolutamente. Tu vai qua e ti fortifichi. Benissimo. Siamo nel 300 d.C. Cartagine ha fatto un commerciante, Tra ottimo. la stampa e il terreno. Andiamo verso i castelli. Un nuovo. Dove devo andare? Facciamo qua. Bene. Ok, poi tu andare qua e fai il ferro a posto. Pietro ha fatto una pace con Gilgamesh, quindi ora possono conquistare la città di Yarmouth senza problemi, se vogliono. Avvio una pretesa? No, questo no. È uno scambio. Ciao questo, ok. Tu, come fai una pagina o no? È strunzo. Vabbè, non so perché mi vogliono attaccare, cioè non so perché mi attaccano, mi attacchino. Però, se è così che volete, non c'è problema. Io avevo delle navi un tempo, ma stanno qua. Ah, ma c'è due commerci. Ah no, questo è mio. Che succede? Devo aiutare. Li facciamo a pezzi. Aggiorni del cavaliere. Tu dove stai qua? Perfetto.
bell'acquedotto ci sta. Interessante come si stai muovendo una cosa. Manco un ghigno crasso. Ovviamente era del Congo. Certo. Chi non lo sa? Una città indipendente ha giurato fedeltà alla nostra civiltà e sta chiedendo. Si par. Ok, allora dobbiamo acquistare. Per prima cosa ancora. Poi ci facciamo delle mura antiche. Ok, va bene. Poi tu bombardi qua. E tu finisci in lavoro. Poi tu spugni. Arriva qua. Ottimo. Li distruggeremo. Non è vero mai. Ok, facciamo una pace. Ah, che bello. La pace è stata fatta. Dei massi mi intralciano i. Facciamo apprendistato. Tu vai qua. Ok, costruttore fatto. Bene ragazzi, allora io credo che il video possa finire qua. Abbiamo conquistato e abbiamo fatto una pace con l'Africa e una città ha chiesto di unirsi a noi. Noi abbiamo accettato ed è una città molto vecchia che si trova in Egitto, quindi abbiamo una nuova testa di ponte per attaccare l'Africa o la Sumeria. Quindi il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. In caso vi sia piaciuto mettendo un mi piace, commentate e niente, grazie per aver visto questo video.